Molto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui con il libro Beata te Pietrelcina di Padre Alessandro da Ripa Bottoni e Padre Lino da Prata, due straordinari frati che hanno scritto tanto e hanno raccontato tanto sulla storia, la vita, le opere di San Pio da Pietrelcina. Torniamo un po' indietro nel tempo e ecco, dovete sapere che il piccolo Francesco nella sua vita, ecco, nei primi 10 anni di vita, quando poi ha maturato questa scelta, questa vocazione di intraprendere questo cammino, questo iter formativo, era un piccolo pastorello che dava una mano alla famiglia Forgione per portare al pascolo le sue pecore. Poi dai 10 anni in su, da quando cominciò direttamente a cominciare a studiare per diventare frate, e questo ingresso in convento avverrà soltanto 5 anni più tardi, quando sarà adolescente. Francesco, quando stava in paese, conduceva le pecore in contrada Santa Barbara, più volte solo soletto in un pezzo di terra al pascolo ed alberato, e poi quando stava invece a Piana Romana si recava a Toppe le Brecce, in un terreno preso in affitto per pascolo. Allora la solitudine era più rara, perché la masseria di Grazio è vicina alle abitazioni della famiglia Scocca, quindi i compagni abituali di Francesco erano i figli dei Scocca, quindi Maria, Cosimo, Mercurio, più o meno della stessa età. Francesco si univa a Mercurio, anche lui piccolo pastore, mentre le bestie pascolavano, i ragazzi si trastullavano ed anche nella scelta dei giochi si manifestava la diversità dei loro temperamenti. Francesco era calmo, era quieto, era più tranquillo. Vivacissimo invece era Mercurio. A Francesco piacevano molto gli asparagi. Mercurio lo sapeva, incontra una serpe, la uccide e la mette ai piedi di un cespuglio e poi dice: Franci, vai a vedere quanti asparagi ci sono in quella siepe. Francesco corre, si avvicina, scorge la serpe e scappa per la paura, tra le risate di Mercurio proprio per questo scherzo che gli era riuscito. Era quasi una rivincita del profano sul sacro, perché Francesco costringeva sempre Mercurio a seguirlo in interminabili processioni, accompagnate per di più da canti sacri, e Mercurio era stonato come una campana segnata, racconta padre Alessandro. Infatti durante il pascolo a Toppe le Brecce, a volte invece di pensare alle pecore pensavano a fare insieme una carrozzella di creta con la relativa statua di creta, e facevano così la processione sotto la guida di Francesco. Ma un giorno le pecore sconfinarono nel campo vicino e di un contadino, il quale adirato prese una bacchetta e le diede di santa ragione sia a Mercurio che a Francesco. E avuto ciascuno la sua parte, ritornammo a casa con la promessa del silenzio sull'accaduto, proprio per evitare il resto dai genitori.